Salve a tutti ragazzi, eccoci qui nella quarta parte dell'espansione di Isola da Sogno e noi la nostra sim 8 ore è come se fossi invisibili per il tratto socievole, piccola, naturalmente se non socializza ha un umore negativo. E la nostra sim è una cosa che non mi ero reso conto, su Isola da Sogno se vuoi puoi andare, andiamo su smartphone, su lavori offerte, no, lavori offerte, volevo dire servizi immobiliari e viaggio. Possiamo diventare titolare di un centro turistico senza comprare un lotto e costruirlo. Questa cosa non la conoscevo, l'avevo vista da una ragazza che seguo su YouTube, una ragazza inglese. Il centro turistico sulla spiaggia è stato una meta vacanziera molto nota e ambita. Ora però sta attraversando un periodo difficile e ha bisogno di una gestione competente, di un ammodernamento. La città chiede il tuo aiuto, accetti la responsabilità di possedere e gestire il centro turistico? Sì, accettiamo. E lo chiameremo Raiton Paradise. Cosa ve ne dice? Cosa ve ne pare veramente? Paradise. Accettiamo. Congratulazioni, ok. No, non ne vogliamo sapere mai. Cosa ci dice adesso? Possedere un centro turistico a 2 stelle. Ok, andiamo a vedere un po' il nostro centro turistico. Mettiamo pausa. E qual è? Ah, questo qui, sì. Vediamo, visita Raiton Paradise, registrati con... No, che registrati? Registrati pure da soli. Gestione del centro turistico. Ok, per prima cosa visitiamolo. Cosa mi pare? Ok, visita Raiton Paradise. Penso che dovrà prendere il taxi motoscafo per andare. Il nostro... Perché naturalmente non abbiamo molti soldi e in qualche modo dobbiamo guadagnarci da vivere. Vediamo, giusto che noi dobbiamo andare qui giù. Anche il nostro sim potrebbe lavorare senza problemi, ma forse dovremmo cambiare posto. Perché questo qua lo vedo un po' lontano. Ok, vediamo. Visita. No, non vogliamo visitarlo. Dobbiamo trovarci un lavoro anche per il nostro sim. Un lavoro. Una professione magari. Vediamo. Potremmo andare qui. Il problema è che il nostro centro è ben lontano. Quindi dovremmo totalmente cambiare perché la nostra casa si trova qui. No, però effettivamente non dà fastidio. Io direi al nostro sim di trovarsi un lavoro anche lui, naturalmente. E che lavoro potremmo fargli fare? Se non tipo il bagnino. Però per fare il bagnino come si fa? Dovremmo andare tipo su una spiaggia e trovare il lavoro. Vero? Tipo qui. Qui. Ok, inizia la carriera come bagnino. E ciò che vogliamo fare è una professione cavia di rianimazione cardiopolmonare. Polmonare. Stipendio settimanale 276. Noi accettiamo la carriera e andremo a lavorare ogni volta che si dovrà andare. Ovvero adesso. Noi facciamo proprio qui, siediti, dobbiamo andare al lavoro su questa spiaggia. Finisci di dormire e vai a lavorare. Ok, dobbiamo aiutare gli altri. Atletica e carisma. Ok. Non sembra difficile. Intanto, qua, questo è il nostro centro turistico. Non sembra granché. Veramente non sembra. Ok. Lei è una lavoratrice, è un lavoratore. Registra, acquista un repellente per zanzare, chiede l'avventura, zone di immersione, presentazione amichevole. Ascolta. Ah, intanto la nostra sim si è andata a mettere
A prendere il sole si è messa. Si devono caricare le texture. Com'è brutto. Ok, lasciamo che si prenda un po' il sole. E vediamo un po' cosa dicono le persone del nostro centro turistico. Vediamo, gestione, visualizza le recensioni del centro turistico. Ok, è un centro turistico a 2 stelle. Se stai cercando surf, sole e divertimento, questo è il luogo di vacanze ideale. Ok, 2 stelle e mezzo, 0 giorni fa, 2 stelle e mezzo, ok. Vediamo un po' le persone cosa vogliono. A me il cibo andava benissimo, ma la famiglia voleva qualcosa di più sano e di vegetariano. Ok, allora dobbiamo un po' gestire il nostro centro turistico. E come possiamo? Facendo gestione. Chiudi il centro, no? Gestisci il personale di manutenzione. Abbiamo una persona di qualità bassa. Io direi di metterne 2, dai. Assumi. Ah, è vero, spendiamo più soldi, però. Visualizza le finanze del centro turistico. Guadagniamo 459 e ne spendiamo 230. E abbiamo 17 alloggi e 17 persone dentro. Quindi abbiamo fatto il massimo. Visualizza le recensioni. Migliora il centro turistico in modalità compra. Ok, vediamo cosa possiamo fare per il nostro centro turistico. Magari acquistiamo qualcosa anche se siamo senza soldi. Tutta la spiaggia del centro. Ok. Vediamo, si lamentavano del cibo, abbiamo letto. Qui cosa c'è? No, qua c'è. Cosa possiamo... Vediamo qui. Possiamo aggiungere un nuovo banchetto del buffet. Buffet. Ok, aggiungiamone un altro, lo mettiamo a fianco. E entriamo in modalità vivi. E tipo, vogliono qualcosa di più sano e qualcosa di più sano vi mettiamo, ok. Imposta il cibo. Vediamo, è mezzogiorno, quindi pranzo. E facciamo, imposta il tipo, no, la qualità del cibo è meno media. E magari qua, da questa parte, facciamo... Li poni gli avanzi di sicuro. Dai, non pensare a prendere il sole. Pensa un po' anche a ciò che devi fare. Intanto mettiamo un attimo pausa. Vediamo il nostro sim che sta facendo. Non stai lavorando? Sì. Però non possiamo stare 24 ore su 24 a gestire la zona. Purtroppo dobbiamo stare qui. Facciamo siediti. Siediti e lavora. Trova qualcuno che non sta bene, che sta facendo qualcosa e salvalo. Che puoi fare di più? Io non vedo nessuno. Tu vedi qualcuno? Io no. Fino alle 18. Quindi tu rimani qua. Aiuta gli altri. Salva i sim sulla spiaggia. A quest'ora non c'è nessuno però. Magari puoi socializzare un po'. Parla del caldo. Ah, è pure una celebrità. A 4 stelle, ok. Non andare a parlare più, siediti. Cioè, ti picchia se la vai a salutare. Non lo so, magari puoi andare un po' a pesca se vuoi. Questa è la tua zona di lavoro, mi dispiace. Niente di più. Ok, vediamo un po' la nostra sim che sta gestendo il suo bellissimo centro turistico. Parla un po', vedi cosa vogliono. Ascolta tutti quanti. Piano piano però. Ok, nessuno ci vuole parlare. Magari andiamo qua. Qualcuno ci vuole parlare? Ok, ascolta. Vediamo un po' cosa ci dice. Cosa vuoi del nostro centro turistico?
Vediamo, amichevole, speciale, romantico, perfido, lotta, buffet amichevole. Amichevole, elogio e bell'aspetto. Dobbiamo un po' vedere cosa vogliono. Vediamo, gestione del centro turistico. Visualizza le recensioni. Caro titolare del centro turistico, se avessi aggiunto un percorso pirobatico ti avrei dato una valutazione maggiore. Una stella e mezzo, pochissimo. A me il cibo andava benissimo, ma la famiglia voleva qualcosa di sano e vegetariano. L'abbiamo letto prima. Il cibo sembrava ok, ma era difficile mangiare, mentre i miei figli si lamentavano per la mancanza di piatti. Mancanza di piatti. Cosa può significare mancanza di piatti? Ok, però abbiamo messo una zona in più dove mangiare. Magari qua è dove si può andare a mangiare. Ti siedi. Intanto gestisci. No, registra, richiede l'avventura. Imposta i turni. Assumi un nuovo dipendente. No, crea un uniforme personale. No, assegna però. Assegna un uniforme turistico a chi lavora al banco della segreteria. A tutti no. Abiti, uniforme alberghiera normale. Ok. Cambiati. Cosa vogliono? Perché non lo dicono? Boh, io non ho capito ancora cosa vogliono. Comunque provvederemo più avanti. La nostra sim ha fame, sta andando a mangiare. Il nostro sim non ha ancora aiutato a nessuno, vero? Cosa stai facendo così? Volevi andarti a fare un bagno? Stai ancora lavorando, in verità. Magari peschi un po', dai. Un fantasma in pieno giorno. Di Cara Drag. Ma io vedo che questa zona... Questa zona è poco... Cioè... Ci sono zero persone che... stanno in questa zona, cioè nessuno sa mare. Intanto ci sono qui delle, come si chiamano, delle stelle marine, sono, si possono prendere. Gioca nel mare, no, gioca nella sabbia. Oh, una bimba, forse potremmo aiutare lei. No, se ne sta uscendo. Cosa c'è intanto? Ci chiede di andare all'estero, no? Ehi, da dove sei uscito tu? Penso che la nostra sim comunque possa ritornare. Facciamo vai qui. Non è importante cosa sta succedendo al nostro centro turistico per il momento. Non vedo nulla di importante. Il nostro sim che sta facendo? Giocare nel mare. Non ti sembra un po' esagerato? Magari puoi sederti di nuovo qui e vedere un po' cosa succede. Poi ti farò migliorare un po' l'atletica sicuramente, anche la carisma, se non c'è nessuno che puoi aiutare. Intanto vorrei andare un attimo in modalità compra e andare nella sezione ordina per collezione, isola da sogno. Percorso pirobatico, no? Certo, lo compreremo per quant'è. Macchina fotografica subacquea è ciò che compriamo adesso, perché ci servirà per le nostre avventure di immersione. Poi voglio vedere tipo i tappetini, non ci sono. Dove uno va al mare, si prende il sole. No, io non li vedo. Forse perché una persona può prenderla, diciamo sempre il sole può prendere. Vediamo. Tipo se io vado qua, vai qui. Magari andiamo tipo fuori al nostro centro turistico che è in fallimento. E tipo andiamo qua, rilassati, gioca nella sabbia.
Come si prendeva allora il sole? Che cosa essere qui? Boh, questa cosa io non l'ho capita. Intanto spero che il nostro centro turistico vada... non fallisca. Penso che vada meglio. Ok, tu fai quello che devi fare, lavora, poi compreremo qualcosa di nuovo. Siediti, no, questa è una panchina. Cosa ci fa una vasca qui? Ok, questo è strano. Davvero molto strano. Vabbè, ritorniamo nella nostra parte. Vediamo. Cosa ci fai in bagno? Fai tipo lavati i denti. Almeno prendi un po' di igiene. Tu devi mangiare. Non hai fatto niente finora. Nessuna persona. Tipo queste persone. Come hanno fatto a cioè mettersi a prendere il sole? Facciamo tipo rilassati qui. Ah, rilassati e prende il sole. Va bene. Comunque, il nostro sim, sono passate le 18, da come possiamo vedere. Devi farti una doccia e a mangiare. Fai prepara cena, mangiai avanzi di insalata d'autunno. La nostra sim deve assolutamente lavarsi, farsi una doccia e guadagnare tantissimi soldi e pescare poi in successione. Facciamo pesca, pesca, dove sta pesca? Naviga, fai windsurf. Ah, dobbiamo arrivare prima sulla terraferma. Ok, noi peschiamo qui. Ecco qua è ritornato anche ecco il nostro sim che sta andando a... come si chiama? Farsi una doccia anche lui. Ah, la nostra sim è troppo tardi, vabbè te la fai dopo. Fai la doccia. Comprare una... attrattiva. Tavolo da buffet turistico per il centro turistico. Ce l'ho comprato. Perché ne devo comprare un altro? Scattare una foto subacquea. È ciò che voglio far fare proprio a te. Infatti, mettitela nell'inventario. Che abbiamo speso un bel po' di soldi. Intanto, livello abilità 2 di pesca per la nostra sim. Che comprare. Ok, lei tu te lo puoi comprare. Il nostro sim vuole imparare l'atletica e penso ciò che farai, ciò che imparerai a breve. Magari togliamo tipo andare a pesca e imparare l'abilità di atletica. Ok, andiamo al nostro centro turistico, dove sta, eccolo qua, e facciamo registrati, no, gestione centro turistico. Migliore centro turistico con modalità compra. E ci prendiamo questi punti vitalizi. Magari lo mettiamo da un'altra parte. Vediamo un po' com'è. Qui cosa essere? Coppia di refrigeratori, casse di legno, niente di importante, effettivamente. Mettiamo ancora un altro, ok, spero costa meno di 1100. Ma lo spostiamo un po', vero? Ok, di qua e qua, ok. Scegliamo adesso. La gente si lamenta che non gli piace. Facciamo cena, no, imposta il cibo. Mettiamo qua vegetariano. Ho detto vegetariano, eh. Imposta tipo di cibo vegetariano. Ma magari facciamo tipo sushi. No. Posta tipo di cibo facciamo proprio vegetariano. E da questa parte imposta cena. E da quest'altra imposta tipo di cibo dessert. Non si può mettere. Ok, vediamo un po' qua che ci dicono. Ah, si è pescato acciuga qualità buona, ok. Vediamo il nostro sim.
Devi imparare un po' la pesca, e no la pesca, l'abilità di atletica, quindi devi andare in palestra. Palestra, dov'è? C'è una palestra. Eccola qui. Visitiamo un po' la palestra e la nostra Simmina che sta pescando senza fine. Ok, dobbiamo guadagnare un po' di soldi, questo è sicuro. Pescato un pesce da 0,25 kg, sempre 5 simoleon, niente di granché. Scattare una foto subacquea, no. È appena scivolato ed è caduto nel tapirulan. È andato in palestra. Bravo, allenati fino a stancarti e poi torni a casa e vai a dormire. Ok, qui si va a dormire normalmente. Lei che sta pescando potrebbe anche finire adesso. Sì. L'ultimo pesce. E adesso puoi andarti a fare una doccia e dormire anche te. Intanto comprare un'attrattiva scivolo acquatico da piscina per il centro turistico. Ok, imparare l'abilità di giardinaggio non penso. Mangiare al bistrò, no. Ok, questo l'abbiamo visto prima. Ragazzi, per questo episodio è tutto. Abbiamo in possesso un centro turistico, anche se un po' brutto effettivamente, molto economico. E abbiamo visto il nostro sim che è diventato un bagnino, però non ha fatto niente da bagnino perché non c'era nessuno a mare. Però ha aumentato un po' l'esperienza lavorativa grazie all'atletica. E abbiamo un giorno libero, quindi ci dedicheremo un po' alle immersioni nel prossimo episodio. Quindi per questo è tutto, arrivederci.